Arteo News. Oggi sono qui per fare una video guida su come collegare una tastiera Apple, di cui abbiamo fatto la recensione, ad un normalissimo PC Windows. Allora, io il PC l'ho collegato alla TV, una TV Samsung da 22 pollici. Allora, ci recchiamo su Bluetooth, qui in basso, scusatemi. Cerchiamo su Bluetooth. Io non ho il Bluetooth integrato nel computer, ma ho collegato una chiavetta Bluetooth ed è la stessa cosa. Allora, qui abbiamo la tastiera. Scusate, oggi le riprese un po' strane, ma devo riprendere quasi due cose contemporaneamente. Allora, accendiamola con LED che abbiamo visto anche nella recensione qui. Ecco, vedete che il LED lampeggia. E qui su dispositivi Bluetooth andiamo su aggiungi dispositivo. Ecco, e qui ha già rilevato la tastiera. Ci clicchiamo e clicchiamo avanti. Adesso lui, il computer, si connetterà alla tastiera. Ecco, ci verrà chiesto di digitare un codice sulla tastiera, in questo caso 5 7 8 6 0 3 8 5. Premo invio. Ecco, vedete che qui è apparsa l'iconcina della tastiera, scusatemi. Ecco, adesso qui vedete il dispositivo è stato aggiunto al computer e qui in basso vedremo l'iconcina che il dispositivo HID in Bluetooth. L'installazione completata, ha installato anche i vari driver di sistema. Adesso qui abbiamo l'iconcina della tastiera, come possiamo notare, e andando su creando un blocco notte. Ecco, già scritto anche con la tastierina. Allora, qui aprendo un nuovo blocco notte, vediamo che adesso facciamo una cosa molto più rapida, non salviamo, ammazza, andiamo su Word, ci siamo arrivati finalmente e ora cambiamo carattere, mettiamo Times New Roman, mettiamo scrittura caratteri cubitali. Ecco, vedete come funziona. Dopo io ho anche installato un programma che lo vediamo qui in basso, chiamato 3RVX, questa è l'interfaccia del programmino, che mi serve per utilizzare dei tasti nella tastiera per comandare il volume. Tra poco vedremo che il tema è praticamente identico a quello del Mac, quindi diciamo anche intonato, diciamo, con la tastiera. Qui vediamo i tasti, clicchiamo salva e utilizzando i tasti della tastiera, scusate che non si vede, ma devo connettere, devo disconnettere il computer. Ecco, adesso vedete che abbiamo la stessa, muto, abbassiamo volume, alziamo, vedete che è uguale al Mac ed è, e serve anche per collegare, per utilizzare al meglio la tastiera. Dopo ho installato un altro programma che è chiamato Media Case, che è questo, scusate un attimo dove è andato a finire, non lo trovo più, bene. Insomma, non trovo l'icona, vediamo se cerchiamo. Eccolo qui, questo. Lì in alto. Questo.
questo. È un programma che ci permette di utilizzare, dopo si può scegliere il player, in questo caso Windows Media Player, si possono utilizzare i tasti dedicati alla musica, dell'Apple, Wireless Keyboard, canzoni indietro, canzoni avanti, play, pausa, così da controllare il nostro player anche dalla tastiera. Adesso cerchiamo una canzone, vabbè no, facciamo... Mettiamo una canzone, so che voi avrete dei stili musicali diversi dai miei, ad esempio apriamo gli anni degli 883, passiamo, e vedete che la tastiera, io vado avanti con i tasti e le canzoni vanno avanti e indietro, in questo caso sentirete. Io mettendo anche play pausa posso controllare il media player della tastiera. Dopo, un altro programma ancora per utilizzare il tasto della tastiera dedicato sarebbe l'Expose, se non sbaglio, nel Mac, per visualizzare tutte le applicazioni aperte. Si chiama Switchers e eccolo lì in alto. Il primo in alto, con tasto, in questo caso nella tastiera ho F3, perché la tastiera è quella, diciamo, che sarebbe quella collegata a Mountain Lion, a Lion, scusate. Io premendo questo tasto, perché non va, scusatemi, se voglio capire perché non va, errori della diretta. Voglio capire perché non funziona. Intanto vediamo anche un po' l'interfaccia del programma. Non ci vedo, adesso dovrebbe funzionare, ecco. Vedete, non capisco perché qui me li fa molto piccoli. Scusatemi. Ora abbiamo fatto Alt e premendo F3 vedete tutti i programmi aperti. Possiamo tornare a Word, scusate. Ah, ok, scusate perché ho lo schermo esterno e me li collego di là. Adesso, come faccio qui? Ok, facciamo così. Mi devo aprire, scusatemi, ma sono errori che capitano quando si ha il computer collegato ad un computer, ah, allo schermo. Vabbè. Per questa guida che si è dilungata anche molto, è tutto. Un saluto da Christian per WordNerd.com.